Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Transport Fever 2, gioco che uscirà, o è già uscito, dipende quando vedrete il video, quando il video uscirà, l'11 di dicembre. Gioco che è a 39,99 come costo, 29,99 chi possiede già il titolo precedente, quindi Transport Fever 1. Dovrebbe avere un'offerta di prelancio invece con un 15% di sconto dai 39 e diventa 25 appunto se avete già il titolo vecchio. Il gioco si divide in tre modalità diverse, dalla campagna, il free game e il map editor. Il map editor è uno strumento potentissimo che vi permetterà di creare le mappe come volete voi. La campagna invece si divide in tre continenti, quindi avremo l'Europa, l'Asia e l'America, con i relativi mezzi di trasporto, perché qui lo scopo è quello di creare un sistema efficiente di trasporti che vanno dall'acqua, dalla terra, quindi trasporto gomma e rotaia, all'aereo, insomma, li vedete qua, quindi nave, gomma, rotaia e aereo, compreso anche ovviamente rotaia, tutto quello che è il tram e così via. La cosa interessante è che adesso andiamo a vedere, vedete che adesso siamo nel capitolo 1 in America, poi giocheremo in Europa, poi giocheremo in Asia, quindi guardate quanto è varia la campagna. Il gioco varia dal 1800-1850 fino ai giorni nostri, quindi passeremo da un trasporto a cavallo, quindi coi carretti, a un trasporto di tipo diesel-vapore, a un trasporto elettrico, quindi dei giorni nostri, anche se detta così sembriamo molto green, ma in realtà ecco. E la cosa che salta all'occhio rispetto al primo capitolo è la grafica, che è stata notevolmente migliorata. Vedremo se reggerà bene. I caricamenti devo dire che sono un pochino lunghi, benché non lo stia giocando su SSD. La modalità libera invece potremmo giocare come vogliamo senza dover fare le missioni. Insomma, adesso diamo un'occhiata perché questo è un video di primo sguardo in modo da poter mostrarvi, benché io non sia un appassionato del vecchio capitolo, nel senso che io avevo dei problemi col vecchio capitolo perché mi scattava da paura il gioco, è uno dei pochissimi giochi che mi dava quel problema. E non sono un appassionato dei trasporti, quindi io cerco di informarmi, cerco di portarvi e di mostrarvi il più possibile. Poi non è mai detto, perché io sono sempre aperto a nuovi interessi e nuove passioni, quindi magari potrei anche appassionarmi ai trasporti. Insomma, i gestionali mi sono sempre piaciuti. Magari non sono un appassionato di treni come Sheldon Cooper. Insomma, vabbè, comunque abbiamo terminato il caricamento. La campagna è tutta guidata. Il gioco non è purtroppo in italiano. Al rilascio aggiungeranno delle lingue, ma tra queste lingue non ci sarà purtroppo l'italiano. Si spera in Dutch East qualche Indies. traduzione amatoriale, Surely the magari. most Allora, exemplary graficamente European carino, ma è pesante. nation. Quello che devo dirvi è pesante. Quindi, Luscious insomma. fruits and cheap labor in Nella prima abundance. missione ho dovuto compensare, diciamo, You la mancanza di acted on trasporti behalf di of un the Colonial paese, Administration. in Virginia, mi pare, Gifted dove talent to the comunque iniziava la RPG. corsa all'oro, quindi You've been appointed trasporto to di oro modernize e the local argento. transport sector. Qua You siamo in make un this luogo task totalmente to the diverso. satisfaction of the crown. If you do, even the post as governor might be in store for you. Ok, addirittura ci sono, ho scoperto delle missioni che praticamente dobbiamo fare Transport is a much facoltative, in cui sought after dobbiamo service magari for interrogare citizens of qualcuno, quindi civilized dobbiamo islands, cercare dov'è, il gioco ci including dice draft dov'è. animals such as Allora, us, qua bisogna fare much caffè, like se your non own. sbaglio, That's quindi why the Colonial Administration has commissioned you to build a allora. railroad so that the plantation business prospers. The delicious coffee is supposed to be transported from the Bisogna fertile trasportare hinterlands il to the caffè facility in another town dall'Interland proper. fertile alla Anyone facility. set on building wisely and cheaply avoids unnecessary Allora, scenes. For attivare. the Ok, siamo necessary ancora survey. sotto ampio sotto tutorial, insomma. Allora, ci riattivare, vedete che ci sono dei layer qua, delle etichette, dove possiamo andare a vedere i gradi di industrializzazione. In pratica ci sono il verde residenziale, quindi più è verde, più è residenziale l'area ad alta densità, azzurra fino al più blu, insomma, è l'area commerciale, il giallo, il giallino fino al giallo intenso è l'area industriale.
Il gioco adesso ci suggerisce di andare a vedere qui per vedere l'altitudine. L'altitudine del terreno. Ok. Bisogna costruire una route da il Triven Plantation. Ok, il gioco ci dice dove costruire. Qua abbiamo una sorta di piantagione, insomma. Dovrebbe essere, ok, l'Export Factory. E ci sta dicendo qui. Build a cargo station next to the factory. Ok, ok, ok. Allora, praticamente, qua vedete che abbiamo la cargo station della piantagione, di questa piantagione qui, dalla Semarang Coffee Plantation. Dobbiamo completarla, dobbiamo completare l'opera. Vedete qua, manca la ferrovia. Allora, praticamente noi andiamo qui, prendiamo il building, prendiamo allora la, si chiama cargo station, eccola qui. Col tasto MN la possiamo ruotare, quindi possiamo andare a vedere come costruirla. Deve essere connessa alla strada, insomma adesso la ruotiamo. Deve essere connessa alla strada, sì, va bene. Allora, la possiamo ruotare anche così. Must be connected to the road. No, non possiamo farla così. Dobbiamo farla per forza girata da questa, credo. Infatti, così. Ok. È una bella menata adesso, perché dobbiamo andare a prendere i binari e dobbiamo fare una deviazione. No. Ok, vedete che stiamo costruendo un giro stranissimo. Allora, vediamo se ce la facciamo, perché il gioco ci dice di farlo di là, quindi... Ok... Mamma mia, ragazzi. Ok, vedete che stiamo costruendo adesso da qui. Qui ce lo lascia costruire. E... Ah, mannaggia, sono un bebeota. Mamma mia, ragazzi, ho fatto un errore pazzesco. Pazzesco ho fatto. Perché prendo il bulldozer, lo distruggo, sì. Perché in pratica la figata è che quando costruite una cargo station potete scegliere la lunghezza del binario, vedete? Io la faccio corta, la faccio da 80 metri, in modo da essere facilitato poi nella costruzione dei binari. Quindi ho buttato io un po' di soldi, spero la cosa non mi porti eccessivi problemi. Allora, lo costruisco fin qui e dopodiché unisco la ferrovia lì. Ok, perfetto. Abbiamo costruito. Abbiamo fatto una cavolata prima, ma costano un'eresia in pratica. Costruisci un deposito nell'area evidenziata. Ok, dobbiamo fare un deposito perché ovviamente qua abbiamo una cargo station dove vengono trasportate le merci, vengono caricate e scaricate. Quindi in pratica qui a lato la posizioniamo come vogliamo. E io la metterei qui comunque, vediamo se si riesce. La cargo station è l'unico luogo in cui si può andare a acquistare mezzi di trasporto, quindi in pratica adesso la uniamo, non possiamo unirla. Io sono un cane in sti giochi, sono veramente un cane, perché non... Allora, in pratica, no, vorrei costruire... Ok. Allora, se poi voi siete degli appassionati di treni a livello sfegatato, vi posso consigliare il canale di Gameplay Channel, perché è un appassionato anche lui, oppure di Mike Senza Nome, che spero gradisca la mia citazione. Allora, iniziamo così e poi... Ok, dovremmo... essere riusciti a unirla in modo giusto. No, too much slope. No, ci vuole l'inclinazione giusta. Mannaggia a me. No, 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 no. Facciamo così. Facciamo così. No, non si riesce. Perché? Ok, forse no. Mannaggia.
niente, niente, prendiamo il bulldozer e lo rifacciamo in modo un po' più decente. Allora, building, speriamo che non... Allora, la ruotiamo, la mettiamo qua, a questo punto. Ok, bulldozer ancora, distruggiamo anche questo. Ovviamente io so che sarò preso e criticatissimo per questo gameplay di Murder, ma io purtroppo non sono un fan. Ok, ok, no, no, ce l'abbiamo fatta, ok. La missione completa, ovviamente stiamo facendo l'inizio guidatissimo, sarà guidatissimo tutto il primo capitolo, perché in pratica adesso possiamo acquistare un treno con 4 vagoni per il trasporto dei frutti del caffè, insomma. Quindi adesso cliccando qua si apre la Sura Baia Train Depot, in cui possiamo andare a acquistare i veicoli. Acquistiamo, vedete che i veicoli si dividono in locomotive, vagoni e unità multiple. Ovviamente il treno lo possiamo prendere. Ok, sono due diverse, non ci dice una locomotiva quale, cambiano un pochino le potenze, i costi. Credo vadano tutte a vapore, giustamente, infatti. Ok, allora acquistiamo questa. E poi il vagone cargo, quale sarà delle due? Vedete che una è indicata per il trasporto di cos'è, canna da zucchero, sì, infatti. E quattro vagoni, diceva, 1, 2, 3, 4. Ok, 4, acquista per 795.000, io compro. Ok, possono essere acquistate dalla piantagione e poi processate. Allora, dobbiamo creare una route. Per creare la route si va qua, si seleziona la stazione di partenza, la stazione nuova linea, si inizia da qui, aggiungo questa stazione, eccola qui, e si aggiunge anche la seconda e la linea è stata creata. Ok, la linea è creata, poi una volta che andiamo sulla stazione, vediamo il treno che possediamo, lo selezioniamo, gli diciamo vai sulla linea e va, il treno va sulla linea 1. Quindi in pratica trasportiamo da una stazione all'altra. Il problema è che... Vediamo che qua c'è una città che produce caffè, che poi in realtà potremmo anche pensare di andare a collegare direttamente dall'altra parte, però vabbè. Allora, in pratica dobbiamo inviare i frutti del caffè di là. Allora, avviamo, possiamo anche andare a velocizzare, vedete il treno che parte. È molto figo come anche a livello grafico, perché adesso io vado a rallentare la grafica, vedete, posso andare a ruotare e guardarmi il bellissimo treno che passa. Ok, velocizzo, perché in pratica qua viene raccolto e qua viene trasformato in caffè. Esporta sulla Baia, export. Ok, sì, infatti vanno a raccogliere i frutti, i prodotti del caffè. Adesso arriveranno in stazione. Guardate che bella anche la zona qua sopra. Ok, eccole qua il caffè, vedete che è stato caricato. Ce n'era un bel po', adesso ce n'è un po' meno. Ovviamente la fattoria continuerà a produrre e depositarlo lì, e il treno adesso è in viaggio. E stiamo parlando solo di un trasporto, perché poi in realtà i trasporti sono di ogni tipo. Una novità che hanno introdotto, una cosa bella, è il fatto che, vabbè, che possiamo, quando costruiamo ad esempio una ferrovia, decidere, oltre che, come avevo fatto vedere prima, la lunghezza, il numero di binari. E da qui possiamo andare a organizzarci la logistica. Adesso il treno arriverà in stazione e depositerà qua sulla la banchina, se così si chiama,
la merce. Infatti vedete che adesso la missione è completata, abbiamo trasportato, non, no, l'hanno già portato via probabilmente, perché qua poi esportano, no, è arrivato direttamente qua. Allora, continua. Allora, adesso dobbiamo costruire nell'area evidenziata qui una fermata di camion. Quindi, truck building, truck station, eccola qua. Truck stop. Credo sia... depot, vedete che c'è il deposito tram truck station, no, mi dice una stazione modulare, vedete anche le piattaforme sinistra destra, no, però dice truck, non me la fa fare, quindi nell'area evidenziata un truck stop, qua c'è il... quella del bus, no, non me la fa fare. No, allora mi sa che vogliono questa. Must be connected to the road. Vediamo. No. Cioè, praticamente c'è... Ok. Dice di farla qui. Perché praticamente ci sta insegnando che... dobbiamo costruire nelle aree evidenziate una zona stop. Ma io direi di fermare qua il gameplay di questa missione, perché ovviamente si è visto qualcosina, ma ovviamente va approfondito. Però chi è arrivato fino a questo punto del video è sicuramente appassionato. Vi voglio far vedere la modalità free, dove possiamo andare a scegliere degli ambienti bellissimi. Io voglio farvi vedere, non so, c'è la tropicale o c'è la temperata, il tropicale e il canyon. Proviamo il canyon, vediamo. 0 città, 4 città, 32 industrie. Vedete, possiamo selezionare l'anno. Io adesso vado agli anni 2000, difficoltà facile. Facciamo in Europa, perché poi c'è anche l'Asia. Vedete che la mappa poi viene caricata e ci rivediamo alla fine del caricamento. Ok, eccoci. Caricamento estenuante, quindi vi consiglio di metterlo su SSD. Allora, ambientazione canyon, quindi vediamo, abbiamo una fattoria, abbiamo una città, ricordiamo anni 2000, quindi la storia già qua cambia. Te la cura del dettaglio con tutti gli edifici residenziali. Sì, poi graficamente forse va un po' poi finito. E qua vedete i dettagli delle persone, dove abita, dove si sta muovendo, dove va, insomma. E diamo un'occhiata alla possibilità di costruire tutti i tipi di edifici, quelli che avevamo già visto di pullman, di tram. Qua sono le stazioni dei treni, vedete, le stazioni sono ovviamente moderne, possiamo farla lunga a 8 binari. È enorme. Possiamo fare la stazione navale, così come per i trasporti, per i treni. C'è la divisione tra passeggeri e cargo e shipyard. Shipyard è un po' come il deposito di treni, deposito di camion, quindi in pratica possiamo andare ad acquistare i camion. L'aeroporto è diviso in passenger, airfield, ok, e poi il cargo, ok, possiamo acquistare. E poi questa è la modellazione del terreno, quindi in pratica abbiamo, sì, un po' di configurazioni che possiamo fare. E insomma, poi andremo a gestirci tutto. Ovviamente qua abbiamo le statistiche delle linee, delle città, quindi possiamo andare a vedere il tasso di crescita, le merci prodotte. Qua abbiamo le industrie, quindi tutte le industrie divise per nome, che cosa richiedono, che cosa producono, quindi potremo andare a costruire i trasporti da città a città in modo da rifornire le varie aziende e andare al tempo stesso a influenzare l'economia. Questo è lo scopo del gioco.
La figata è che potremmo andare a modificare anche radicalmente l'aspetto, perché se noi andassimo a piazzare una stazione passeggeri, che so, voglio piazzarla qua, piccolina, con due binari, la piazzo qui. Ok, che poi è venuta bruttissima perché fa cagare. E poi andiamo a mettere il binario ad alta velocità, no, normale. Io vado e trascino il binario, lo metto qui, a parte che mi costa un'eresia. Ok, e poi posso andare. Cacchio. Sì, praticamente ho fatto una galleria. Ah, mamma mia, ecco perché mi è costata così tanto. Ma io non volevo fare quello, io volevo fare un'altra cosa. È scattosino il gioco, devo ammettere. Quindi il binario 2 lo vorrei fare così. Voglio fare una sopraelevata. No. No, cioè abbiamo un problema. Perché mi sta scavando, vedete? Entra nella montagna. E niente, mi sa che non si riesce. No, non si riesce. Non si riesce ad arrivare qua sopra perché entra comunque in galleria. Voglio farlo qua. Vediamo. Oh, collisione. Ecco qua quello che volevo fare. Collisione contro cosa? Mannaggia. Sì, si va a collidere con. Sì. Costruzione non possibile. Ecco qua possiamo farla. Guardate poi com'è andata a cambiare radicalmente l'aspetto del posto dove abbiamo costruito la nostra ferrovia, che poi la ferrovia entra nella galleria in cui non si può entrare, ma in pratica arriva là. È un terreno abbastanza impervio questo. Bisogna organizzarsi bene perché ho già speso una barca di soldi, quindi anche qui c'è un ponte osceno da vedere, fatto così. E niente, qui poi andremo a gestirci la nostra economia. È un gioco, secondo me, che ritengo per soli appassionati, senza dubbio, perché non è il classico, magari, city skyline in cui si va a fare proprio il sindaco della città. Quindi in pratica bisogna essere proprio appassionati di questo genere di giochi. Ora, l'ultima cosa, abbiamo il map editor dove possiamo andare a prendere una tropicale, Asia, un seed e poi andare a modificare. Questo amplifica le possibilità a livello di workshop, perché in pratica potremo andare a scaricare le mappe fatte da altri utenti, quindi anche mappe reali, quindi creeremo magari l'Italia. Creeremo degli stati esistenti e li scaricheremo e quindi andremo a giocarli nella nostra campagna. Quindi dà una sorta di giocabilità infinita a questo titolo. Adesso, appena finisce il caricamento, andiamo a vedere anche l'editor. Ok, ci siamo. E l'editor che è assolutamente inesistente perché abbiamo fatto Asi, abbiamo fatto tutto, ma dobbiamo andare a creare città, industrie. No, allora, sì, beh. Difficoltà media. Ah, ok, possiamo andare a costruire un ambiente di un certo tipo, tropicale. Sì. Sta generando la mappa. Ok, generiamola. Ah no, adesso sto costruendo strade.
Generate, ok, l'abbiamo generata, ecco, questa è l'ambientazione tropicale dove potremo andare a distruggere, a modellare, a colorare qualsiasi cosa vogliamo. Però non me lo fa proprio dove voglio io. No. Beh, comunque posso aggiungere città, posso aggiungere strade, già cose già esistenti. Insomma, quindi possiamo andare a fare un po' quello che vogliamo. Qua ci sono città, ma non è vero, perché la città non c'è, quindi dovremmo andare a creare da noi. Quindi potremmo crearci magari una mega montagna con la città sopra. Allora ragazzi, questo era Transport Fever 2. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se il titolo vi ha incuriosito. Ovviamente è una campagna piuttosto lunga, perché sono tre capitoli in tre continenti, si parte dall'America, Europa, Asia. Campagna che va dal 1855 mi pare fino agli anni 2000, quindi c'è tutta l'evoluzione di tutto il mondo dei trasporti. Quindi all'inizio magari i passeggeri si portano col carretto, col cavallo, stessa cosa le merci, i primi treni a vapore fino al motore, quindi i camion, i primi vecchi camion anni magari 50-60 fino ai camion di oggi, così come gli aerei ad elica, gli aerei grossi di linea per i passeggeri. È un gioco estremamente, diciamo, dedicato agli appassionati di trasporti, appunto, che so che sono tanti. Ovviamente questo è stato un gameplay illustrativo in cui abbiamo visto un pochino le varie diciamo modalità più che meccaniche, perché non è che vi ho mostrato tantissimo. Il gioco è in inglese, quindi diciamo che potrebbe avere in Italia un pubblico abbastanza ristretto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ripeto, il costo 39,99, se lo possedete il capitolo precedente dovrebbe essere un 25% di sconto, se invece lo acquistate prima dell'uscita, però non so se il video uscirà prima dell'uscita per via degli embarghi, avete un 15% di sconto. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima, ciao ciao.